grazie per la lode, grazie della vostra presenza qui, che lo Spirito Santo del nostro Signore Gesù Cristo, del nostro Dio, possa pervadere la nostra vita, il nostro cuore e pervadere questo posto e la proclamazione della parola di Dio. Amen. Vedo un po' di stanchezza, un po' di sonno, un po' di... Che c'è? Abbattimento? Che c'è? Forza, coraggio. Forza e coraggio, fratelli. Siamo privilegiati di poter ascoltare la parola di Dio. Aprite la vostra Bibbia, per favore. Vangelo di Marco, capitolo 10, leggiamo da 46 a 52, la parte finale del capitolo 10 di Marco, da 46 a 52. Ci siamo, ok? Seguite il testo con gli occhi, importante. E quando abbiamo letto, per favore, mantenete la vostra Bibbia aperta davanti agli occhi per seguire l'esposizione della parola, È importante vedere di cosa stiamo parlando. Nella versione di Marco, capitolo 10, dal versetto 46. Sta scritto così. Poi Gesù e i suoi discepoli giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: cosa vuoi che ti faccia? Il cieco rispose: Rabbuni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: vai, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Amen. Signore, benedici la proclamazione della tua parola, apri i nostri cuori, le nostre orecchie, perché possiamo essere grandemente benedetti e trasformati dal potere della tua parola e del tuo Santo Spirito. Amen. Abbiamo un testo qui, amici, fratelli, che richiederebbe la nostra massima attenzione, perché questo testo significa una cosa eternamente straordinaria. Questo testo descrive una di quelle opportunità
che nella vita, se così potessimo dire, noi non possiamo assolutamente perdere. Noi, se minimamente fossimo consapevoli della nostra condizione senza Gesù nella nostra vita, noi saremmo qui a dire che non possiamo permetterci in alcun modo di perdere questa chance, di perdere questa opportunità che abbiamo ascoltando questa parola, credendo a questa parola e vedendo passare davanti a noi la persona di Gesù. Questo testo ci insegna almeno in 4-5 punti come noi possiamo fare per avere un intervento sovrannaturale, potente, poderoso di Dio nella nostra vita. Chi è che ha bisogno di un miracolo di Gesù nella nostra vita? Io ho bisogno di un miracolo di Gesù. Almeno uno, ma più di uno. Chi è che ha bisogno di un intervento potente di Dio nella sua vita? Io alzo due mani, a partire dalla macchina che non funziona, appena comprata, sostituito il motore. Intervento potente di Dio nella nostra vita. E noi viviamo con tanti bisogni, tante necessità pratiche, concrete, e la misericordia di Dio, la tenerezza di Gesù, adesso vediamo il testo, permette che noi avanziamo a Lui richieste quotidiane, concrete, pratiche, che non sono la cosa più importante che dovremmo chiedere. Gesù è così misericordioso, è così straordinario con noi, ci ama così tanto, Dio è così babbo, è così padre, incarna in modo così serio e profondo la figura del babbo vero, del babbo legittimo, che Lui ascolta le nostre richieste, anche le minime, anche a volte le più sciocche, anche le richieste secondarie, pur sapendo quello di cui veramente abbiamo bisogno. Il primo punto importante per avere questo intervento potente di Dio nella nostra vita, ce lo insegna questo testo, è essere consapevoli della nostra condizione. Cioè io devo avere consapevolezza del bisogno che ho, se per chiedere. Come fa un bambino quando va dal suo babbo, dai suoi genitori e chiede un giocattolo? Lui sa esattamente qual è la cosa che desidera. O l'ha visto al suo amico, o l'ha visto in televisione, o ha la PlayStation ma gli manca quel gioco per giocare insieme agli altri amici. Mai o vuole andare a fare una girata, o vuole andare con gli amici a uscire, o la bicicletta. Ma un figlio, la posizione del figlio è quella di chi sa esattamente che cosa desidera, di che cosa ha bisogno. Questo Bartimeo, la parola Bartimeo è il nome di quest'uomo, significa figlio di Timeo. Bar in ebraico significa figlio di. Bartimeo, figlio di Timeo. Questo Bartimeo è un cieco mendicante. E come tale è uno che è completamente rifiutato, emarginato. Lui vive per strada, lui vive sul marciapiede, cercando che cosa? Cibo, considerazione. E avendo nella sua vita
un grande bisogno, una grande necessità. Lui non solo era mendicante, ma era cieco, non vedeva. Questo era il suo problema. Il suo problema contingente. Qual è il tuo problema contingente oggi? Qual è il tuo maggior problema oggi? Oggi, domenica 17 ottobre, vorrei che tu ti mettessi un attimo pensando, per favore, pensa davanti a Dio, qual è, non aver paura, qual è il tuo problema oggi? C'è un problema che ti assilla, c'è un qualcosa che ti ostacola la tua vita? C'è un problema che se tu avessi quella famosa lampada di Aladino con il genio che esce e ti dice chiedimi qualsiasi cosa, come sta facendo Gesù, cosa chiederesti? A parte, sì, conti in banca, ricchezze, ma qual è il problema che assilla, che ingessa la tua vita? E noi impariamo da Bartimeo una cosa importante, essere consapevoli della nostra condizione. E Bartimeo non soltanto è cieco, non ha soltanto un problema concreto. Bartimeo non lo sa, ma ha un altro grande problema che Gesù conosce bene. E che Gesù pensa che sia il suo problema principale. Quanto noi siamo bravi nella vita a togliere l'attenzione dal fuoco principale delle cose e spostarlo su quello che a noi sembra o vogliamo che sia la cosa principale della nostra vita. Siamo bravissimi a fare questo. Noi togliamo l'attenzione dalle cose eterne e portiamo l'attenzione sulle cose secolari e ci concentriamo sui bisogni concreti e pensiamo che quello sia il nostro problema. Ah, se avessi la casa al mare, ah, se avessi il conto in banca a 6 cifre, non avrei più questa preoccupazione. Ah, se avessi una moglie, un marito, o una moglie, un marito diversa da quello che ho, ah, non sarei più triste. Ah, se avessi un altro lavoro perché questo non mi piace più, non avrei più questa tristezza nel cuore. Ah, se potessi andare d'accordo con i miei genitori, invece di avere queste relazioni rotte, non sarei più così triste. Ah, se avessi questo, ah, se avessi quello. E pensiamo che quello sia il nostro maggior problema. Noi pensiamo che quel bisogno concreto lì, quella nostra necessità che ci intralcia la nostra camminata quotidiana, sia il bisogno che potrebbe renderci felici. E Bartimeo ha un problema concreto. Lui è cieco, non vede. Avete pensato che cosa significa non avere la vista? Conoscete qualcuno che è cieco, che non vede? È una sofferenza, io credo, di un livello inimmaginabile, no? Soprattutto chi lo è diventato. Soprattutto chi lo è diventato, no? Quindi, voi immaginate che cosa significa, no? Essere cieco. È una sofferenza enorme, eh? Ma Gesù pensa e sta dicendo qui in questo testo che noi abbiamo un altro problema, che non è quello contingente, che io e te avevamo e forse abbiamo, se non accettiamo Gesù Cristo nella nostra vita e non crediamo in Gesù Cristo, ancora abbiamo un altro grande problema. Guardate un po'. Non cercate voi, lo cerco io. Che cosa dice la scrittura sulla nostra condizione? La condizione, perché il primo punto che noi vediamo in questo testo è che noi dobbiamo avere consapevolezza del nostro bisogno per poter chiedere al nostro Padre. Guardate la scrittura cosa dice. Romani 5:12 dice così: perciò,
come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. La condizione dell'uomo qual è? La condizione dell'uomo senza Gesù, senza Dio nella sua vita, è la condizione di un morto che cammina. Morto spiritualmente, morto anche fisicamente quando sarà l'ora, senza nessuna possibilità di vita oltre la morte, di vita eterna, di vita alla presenza di Dio, perché il peccato ci separa da Dio eternamente, definitivamente. Guardate cosa dice Ecclesiaste, capitolo 7, non lo cercate, lo cerco io, Ecclesiaste 7, versetto 20. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. E Romani, sempre Romani, capitolo 7, versetto 18, dice così l'apostolo Paolo: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Guardate che testo straordinario. Se la parola di Dio è vera ed è vera, sta dicendo qui l'apostolo Paolo che dentro di me c'è il desiderio di fare il bene, ma non trovo il modo di farlo. Noi a volte siamo buoni, siamo generosi, noi a volte aiutiamo gli altri. Gloria a Dio, è la grazia di Dio che usa ciascuno di noi per benedire altri. Ma quando noi diamo ascolto al nostro io interiore, alla nostra carne, al nostro istinto, a quello che siamo intimamente, noi desideriamo, avete mai provato di quel desiderio di fare cose giuste e vengono sempre fuori sbagliate? Quel desiderio di fare il bene alle persone che è accanto e non riuscirci, quell'anelito di giustizia, di santità, di essere buono, di essere giusto, di essere perfetto, e lo scoraggiamento che ne deriva perché tu cadi. Perché la nostra carne ci porta, il nostro corpo, dice l'apostolo Paolo, dentro di me c'è il volere, c'è il desiderio, ma il modo di farlo il bene dentro di me non c'è. Perché non è dentro di me? Perché viene da Dio, dallo Spirito Santo di Dio, che può abitare dentro di me. Allora qui Bartimeo ci insegna una cosa: riconoscere la nostra condizione. E poi Bartimeo cosa fa? Udito, sapendo di essere cieco mendicante, sapendo qual era la sua condizione, il suo bisogno, illudendosi anche che quello fosse il suo bisogno principale, udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Che cos'è che colpisce Gesù da questa frase? Il fatto che Bartimeo usa il titolo figlio di Davide. Vedete il testo, a lui dicono che sta passando Gesù il Nazareno, ma lui non lo chiama Gesù Nazareno, lo chiama Gesù figlio di Davide. Il figlio di Davide è l'appellativo del Messia, del figlio di Dio che doveva venire. Probabilmente quest'uomo aveva già sentito parlare di questo Gesù, probabilmente quest'uomo aveva già sentito forse predicare Gesù, o gli avevano parlato dei suoi segni, dei suoi miracoli. Lui aveva capito e probabilmente creduto
che questo di cui sentiva parlare era il figlio di Dio, il Messia annunciato dalle scritture, perché ogni giudeo, ricordiamoci che ogni giudeo, ogni ebreo, conoscevano bene la scrittura, l'Antico Testamento, e in base ai segni che gli avevano raccontato di quest'uomo, lui ha riconosciuto i segni che la scrittura aveva identificato per il Messia che sarebbe venuto. Quali erano questi segni? I ciechi vedono, i muti odono, parlano, i sordi odono, i zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti e ai poveri è annunciato il regno di Dio. Ha sentito dire queste cose. Ma ora Bartimeo, anche noi siamo qui forse perché abbiamo sentito parlare di questo Cristo. Ci hanno raccontato di questo Cristo. Abbiamo sentito una predicazione, abbiamo sentito un amico, un'amica, un figlio, una sorella, un fratello di chiesa che ti ha detto, tu hai creduto che questi segni che hai visto, visi cambiati, espressioni cambiate, vite ricostruite, famiglie ricostruite, chi era nella tristezza ora è nell'allegria, chi era nella disoccupazione adesso ha un lavoro, chi non aveva casa adesso ha casa, miracoli, vita, tu hai creduto che lì ci deve essere questo Cristo. Ma adesso c'è un problema, oggi c'è una novità qui per te. Adesso questo Cristo passa da qui, davanti a Bartimeo il cieco e mendicante, adesso lui può fare qualcosa di specifico per te. Tu hai creduto, sei venuto, ma adesso Gesù ti chiede un passo in più. Credi in Cristo figlio di Davide? Credi che questo Cristo è il Cristo, il Figlio di Dio, che ha fatto tutti questi segni e fa segni in tutto il mondo e prodigi in tutto il mondo e cambia vite in tutto il mondo, ma credi che può fare qualcosa per te? Per te? Non per gli altri, per te. Tu credi che Lui può fare qualcosa per te, specificamente per te? E Bartimeo, credendo questa cosa, comincia a gridare e dice: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù sente questo appellativo, riconosce il timbro della fede e dice: chiamatelo. E chiamano il cieco. E Bartimeo sta facendo la seconda cosa importante per ottenere questo intervento potente di Dio nella nostra vita. La prima è riconoscere la nostra condizione di bisognosi di qualcosa, bisognosi di un salvatore, di uno che risolva il nostro problema, sia quello contingente, sia quello eterno. E Bartimeo qui, nel gridare a Gesù, fa la seconda cosa: riconosce l'unico che può compiere l'impossibile. L'impossibile per l'uomo, sapete che cos'è? È ritornare in comunione con Dio, perché noi siamo separati, eravamo separati da Dio. Il nostro peccato ci separa irrimediabilmente da Dio. Guardate Luca 19:10. Luca 19:10 dice così. Dice: perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Se tu hai questa consapevolezza di essere perduto, tu puoi chiedere a Gesù
questo intervento miracoloso nella tua vita. Isaia 53, 6, Isaia 53, 6 dice così, sentite, il profeta Isaia parla come se fosse al passato, ma parla profeticamente di Gesù. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Eravamo smarriti come pecore, ognuno seguiva la propria strada, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. E Dio ha mandato il suo unico figlio perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Qui a chi ci rivolgeremo? A chi si rivolge questo Bartimeo per riavere la vista, per risolvere il suo problema? Al figlio di Davide che ha sentito passare. Ma capite che qui c'è un tassello in più. Noi siamo tutti qui, fratelli, amici, perché abbiamo sentito parlare di questo Cristo. Adesso tu hai l'opportunità, oggi, stamattina, ora, sia noi che siamo qui, sia se c'è qualcuno collegato, credo di sì, a casa, tu hai l'opportunità, ovunque sei, qui adesso, a casa tua, in camera tua, in cucina, di inginocchiarti, chiudere gli occhi, dire Signore abbi misericordia della mia vita, dei miei peccati e chiedere al figlio di Davide, a Gesù Cristo, chiedere qualunque cosa tu voglia chiedere a Gesù Cristo e che Lui possa venirti incontro e risolvere il problema concreto che hai, ma darti molto di più di quello che tu pensi che ti serva. L'unico che può fare questo. E Bartimeo si rivolge a Gesù e dice, abbi pietà di me. E qui c'è un terzo principio, versetto 48. Molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Il terzo principio per avere l'intervento miracoloso di Dio nella nostra vita è non fermarsi davanti alle opposizioni. Il primo principio è riconoscere la nostra condizione. Di cosa hai bisogno? Il secondo principio è riconoscere l'unico che può fare l'impossibile, il figlio di Davide. Il terzo principio è non fermarsi davanti alle opposizioni. Guardate cosa dice Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29 dice così. Deuteronomio 4:29 dice così, ma di là cercherai il Signore il tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Di là, da qualsiasi posto tu ti trovi, cercherai il Signore e lo troverai, garantisce la parola di Dio, se lo cercherai con tutta la tua anima. Infatti dice così Proverbi 8:17, guardate cosa dice il Signore su questo aspetto di farsi trovare. Proverbi 8:17, straordinario, dice così, io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Il Signore sta dicendo, quelli che mi cercano mi trovano. Vedete questo cieco come urla, insiste, lo vogliono far tacere per benismo, per il formalismo, perché stava gridando, avevano paura che importunasse, avevano paura dell'etichetta, sta passando il grande profeta e tu ti metti a gridare per la strada, a dare scandalo.
E tu che fai? Sei uno che prega, sei uno che va in chiesa, sei uno che va nella chiesa presbiteriana, in un mondo cattolico, e la tua famiglia ti critica, e i tuoi amici ti criticano, e qualcuno vuole mettere i bastoni tra le ruote, e tu ti senti in una posizione di disagio, ma tu hai capito che quello non è solo il grande profeta, ma è il figlio di Davide. È Gesù Cristo che può fare qualsiasi cosa per te. Allora tu gridi più forte, tu vieni di più, tu frequenti di più, tu leggi ancora di più la parola di Dio, tu preghi più intensamente, tu dai il tuo cuore più intensamente, perché hai capito che quello è l'unico che può risolvere la tua vita, la tua sofferenza, il tuo presente, il tuo problema di oggi, il tuo futuro dopo la morte, il tuo passato. È l'unico che ci può riconciliare. Tutti noi abbiamo scheletri negli armadi, sofferenze da cui non riusciamo a liberarci, questi affari attaccati alle gambe che non ci fanno camminare. È l'unico Gesù che ci può riconciliare con il nostro passato e darti una vita nuova nel presente e darti la vita eterna per il futuro. Non fermarti davanti alle opposizioni, avrai sempre opposizioni. A partire da casa nostra avrai opposizioni. Un discepolo di Gesù senza opposizione, senza essere messo alla prova, non esiste. Gesù ha detto: io sono stato perseguitato, lo sarete anche voi. Non ti fermare, perché se ti fermi a questo terzo passo non vedrai l'intervento miracoloso di Dio nella tua vita. Non lo vedrai. Tu ritornerai nella stessa posizione di sempre, che sai qual è, sai qual è, sai qual è? Quella di pensare di farcela con le tue forze. E noi con le nostre forze possiamo montare e smontare. Ieri sera con Raffaele ci siamo messi e abbiamo montato il biliardino lì che ci hanno regalato, il calcio balilla. A malapena con le nostre forze siamo in grado di montare un biliardino, perché se non fosse per lo Spirito Santo e se non fosse per Gesù vivo che sta lì con noi, non saremmo in grado di avvitare una vite di un biliardino. Entriamo in questa ottica, che è l'ottica biblica. Quarto passo, penultimo. Dice Bartimeo, dice Gesù: chiamatelo. E chiamarono il cieco e gli dissero: Gesù dice chiamatelo. Ho sentito l'angoscia del suo cuore, ho sentito la sua richiesta. Dice il Signore: ho udito il grido del mio popolo nella schiavitù d'Egitto e l'ho tratto fuori dal nemico con braccio potente. Dice Gesù: io ho udito la tua preghiera, ho udito il tuo lamento, ho udito quella tua richiesta un anno fa, 5 anni fa, 10 anni fa, ma oggi si compie, ora si compie. Io sto passando ora, dice Gesù, è ora che passo. Ti ricordi di quella notte di lacrime disperata? Ti ricordi di quella tua sensazione tempo fa, 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni, di disperazione? Tu ti ricordi di quell'istante in cui nelle tue lacrime, io ho chiaro davanti a me questo momento nella mia vita, parcheggiato davanti a un semaforo rosso a luna di notte con l'acqua che scrosciava, venivo via dall'ennesimo cliente della giornata, dall'ennesimo delinquente che circondava la mia vita e la mia attività di lavoro, fermo davanti a un semaforo rosso a Ponte alla Trave a luna di notte, senza, era andato via alle 5 di mattina, non vedevo l'Erica e i bambini, mai, ero lì parcheggiato, fermo, aspettando il verde e questo rosso che diventò eterno, e stavo lì
con l'acqua, 1:30 di notte, tornare a casa 1:30 di notte, e circondato da iniquità, una vita di iniquità, e lì parcheggiato a quel semaforo scoppia in un pianto devastante: Signore, salvami, salvami, solo tu. Qualunque cosa succeda, io dissi: Signore, salvami, se deve essere per un cancro o una malattia, accetto. Anni dopo, nel momento opportuno, il Signore mi ha convertito, mi ha portato a Lui, ha fatto una storia completamente diversa, ha rinnovato la nostra famiglia, ha rinnovato la mia professione, mi ha chiamato come ministro. Io so che dipende da quella sera. Ti ricordi un momento di sofferenza, di tristezza nella tua vita? Sta passando ora, oggi, adesso è qui per te. In questo istante Gesù è qui e ti sta dicendo: io mi ricordo. Sta dicendo come: chiamatelo, portatelo qui. E loro vanno da Bartimeo e gli dicono: coraggio, alzati, egli ti chiama. Egli ti chiama. E cosa fa Bartimeo? Quarto principio. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Cosa fa Bartimeo? Getta via il mantello, getta via quello che ha, getta via il suo passato, i suoi legami. Il mantello era una cosa importante per i giudei. Ci sono passi nella scrittura, adesso non ve li voglio leggere, non abbiamo tempo, che dimostrano che l'uomo senza mantello nella cultura giudaica era come se fosse nudo. Il mantello era tutto quello che lui aveva. Un cieco mendicante con un mantello, non aveva altro. Lui lascia il mantello, lascia il suo passato, lascia i suoi legami, lascia le sue sicurezze, lascia i suoi averi, lascia tutto e corre, balza in piedi da questo Gesù, perché da questo Gesù lui ha bisogno di ricevere qualcosa. E lui ha capito che solo questo Gesù gli può dare quello di cui ha bisogno. Primo principio: riconosci la tua condizione, di che cosa hai bisogno. Secondo principio: riconosci che l'unico che può darti quello di cui hai bisogno è quell'unico che può compiere l'impossibile, il figlio di Davide, Gesù Cristo. Terzo principio: non fermarti davanti alle opposizioni. Quarto principio: lascia indietro tutta la tua zavorra. Taglia con il passato. Taglia. Lascia indietro. Consegnala a Gesù. Lui sa cosa farne. Riscatterà il tuo passato. Fratelli e sorelle, amici, Dio non disperde niente di quello che è stato nella nostra vita. Tutto quello che hai fatto fin qui, Dio lo può riscattare ed usare per fini gloriosi. È l'unico che può fare questo. Noi sappiamo usare le cose solo per in modo sbagliato. Dio le usa nel modo giusto. Lascia indietro la tua zavorra. Quinto e ultimo principio. E Gesù, rivolgendosi a lui, a Bartimeo, gli disse. Io penso che questa sia forse la frase, una delle frasi più potenti della scrittura. Una delle frasi più belle e potenti di tutta la scrittura. Qui abbiamo Gesù, il Figlio di Dio, il Creatore dell'universo, che davanti a te ti
ti dice che cosa vuoi che io faccia. No? Che cosa vuoi che io faccia per te? Sappi, Matteo, Maria, Maurizio, Tiziana, Gianni, Catalina, Isabella, Olivia, Francesco, Filippo, Erika e Raffaele, sappi che io, dice Gesù, posso tutto, posso qualsiasi cosa. Dice la scrittura che tutte le cose gli sono state sottomesse, tutto è stato sottomesso a Cristo Gesù. Io posso fare quello che tu chiedi, io posso. Il cieco rispose, Rabbuni, che significa, è come è la versione stessa di Rabbì, maestro, che io recuperi la vista. Ah, vedete? Lui ha un problema e lui dice, io voglio vedere. Queste, cosa vuoi che ti faccia? Vedere. Non ci vedo. E Gesù disse, va, la tua fede ti ha salvato. Non c'è scritto, vai, la tua fede ti ha fatto vedere di nuovo. C'è scritto, va, la tua fede ti ha salvato. Prima viene il pacchetto grosso, il regalo grosso, coi fiocco. Prima il regalo grosso che tu non hai neanche chiesto, quello più importante, quello che salva la tua vita per l'eternità, quello che ti dà un senso nuovo alla tua esistenza, quello che cambia la tua vita esponenzialmente in meglio. Gesù, questo è il quinto principio, Gesù sa cosa è davvero importante per noi e ci dà molto di più di quello che chiediamo. La scrittura dice molto di più di quello che osiamo immaginare e sperare. Chiedi qualcosa a Gesù e lui ti darà prima di più la cosa più importante, la salvezza. Va, la tua fede ti ha salvato. E dopo, in quell'istante, egli recuperò la vista. La vista. La soluzione al tuo problema contingente, a quello di oggi, a quello che ti ho detto dianzi, qual è il tuo problema oggi? Per favore, individua un problema oggi. La soluzione a quel problema di oggi arriva come diretta conseguenza della tua vita con Gesù, della salvezza con Gesù. Credi a Gesù e sarai subito salvo per l'eternità e nessuno potrà mai toglierti più questa salvezza. La scrittura dice, professa il nome di Gesù, ravvediti, credi a Gesù, professa e sarai salvo. Gesù sta dicendo, vai, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante ha recuperato la vista. In quell'istante ha recuperato la vista. Guardate Efesini 1:18. Lo cerco io. Efesini 1:18 dice così. Dice così. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Ebrei 7:25.
Ebrei 7:25. Per favore, cerchiamo di capire. Ecco qua, Ebrei 7, questo volevo. Ebrei 7:25. Vedete se non sta con questo testo che abbiamo visto. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Perciò lui può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Ma voi lo vedete questo atteggiamento di Gesù? Sta dicendo questo testo, Gesù è perfettamente in grado di salvare chiunque crede in lui e tornano a Dio attraverso di lui, dal momento che lui sta sempre intercedendo per ciascuno di voi, per me e per te. Sta facendo il tifo. Gesù è lì che fa il tifo perché tu torni. Perché tu ti leghi a lui, tu torni a Dio, tu lasci una vita senza senso e tu prenda questa vita nuova, meravigliosa. Va, la tua fede ti ha salvato. Che cosa vuoi che ti faccia? Mettiamoci in piedi, per favore. Chiudiamo gli occhi. Io vorrei che alla presenza dello Spirito Santo oggi fare una cosa particolare. Io vorrei che se questa parola, chiudiamo gli occhi per favore, io vorrei che se questa parola ha risuonato nel tuo cuore, ha risuonato nel tuo cuore, e questa parola ha fatto vibrare la tua anima, il tuo cuore, se ti sei sentito scaldato, se hai sentito il desiderio di sì, sì Signore, io desidero questa cosa. Non guardare a te stesso, non guardare ai tuoi peccati che Gesù Cristo ha già preso e cancellato se tu chiedi perdono a Lui. Non guardare, non guardare, soltanto abbi fiducia nel figlio di Davide. Soltanto credi che il figlio di Dio possa fare qualunque cosa per te e che è qui presente oggi a dirti che cosa vuoi che io faccia per te, cosa posso fare per te. Se tu hai questo desiderio di chiedere qualcosa al Signore, qualcosa di specifico, se lo Spirito Santo ti ha messo nel cuore, nell'anima, questo calore di sì Signore, io vedo che è una cosa bella, è una cosa giusta, santa, che io vorrei, ma non riesco da solo. Fidati di Dio, fidati di Gesù. E vorrei che chiunque qui, oggi passa, oggi è passato, passa Gesù, che la gente conosce come il Nazareno, ma è il figlio di Davide onnipotente. Passa qui, passa ora, passa qui. Non disperdere questa opportunità. È un treno che passa alla massima velocità. E oggi fa questa fermata qui, nella tua vita, a casa tua, nella tua vita, nel tuo cuore, oggi si ferma qui. Io vorrei che lo Spirito Santo rompesse qualunque resistenza oggi qui e vorrei avervi tutti qui davanti. Ma se qualcuno ha questo desiderio, se sente nel cuore il desiderio di dare la sua vita a Gesù, che significa dare la vita a Gesù? È qualcosa che adesso sono non posso più fare la mia vita normale. No! È valorizzare al massimo la vita che hai. Scegli di vivere con Gesù,
accetta Gesù nel tuo cuore, rompi quegli argini di egoismo, di superbia, di peccato, rompi con il passato. Gesù fa tutto nuovo, ecco, sono passate le cose vecchie, sono nate di nuove. Se qualcuno ha nel cuore questo desiderio di collegarsi con Gesù, di credere a Gesù come suo salvatore, come salvatore della tua vita, della tua anima, che ti dà vita per l'eternità e che ha desiderio di servirlo per il mondo, per i fratelli, per predicare la sua parola, se senti nel tuo cuore una chiamata dello Spirito Santo, se hai questo desiderio di rinnovare la tua vita, non ti preoccupare, fidati del figlio di Davide. Se qualcuno ha questo desiderio, per favore, prenda coraggio, venga qui davanti che possiamo pregare per lui o per lei. Chiunque il Signore stia chiamando, faccia un passo e venga qua. Non abbiate paura, non abbiate paura, non resistete. È importante, fratelli e sorelle, dichiarare la nostra fede in Gesù. Per favore, chiunque faccia un passo e venga, e preghiamo tutti insieme per la tua vita, possiamo pregare per la tua vita. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Nel nome di Gesù.